Stamani sempre Palazzo Serra di Cassano per What's Ecology incontriamo il dottor Alberto Piero Bon che si occupa di, come lui mi ha detto, di rifiuti. Rifiuti, servizi pubblici, sì, in generale. È un bell'evento quello che si sta verificando qui a Palazzo Serra di Cassano, tanti hanno già creato conferenze, hanno parlato, hanno discusso di tutto ciò che può essere bonifica, smaltimento, ma ovviamente anche correlazione con il danno ambientale e il danno oncologico. Io vorrei che lei ci dicesse la sua. Beh, è una domanda che richiederebbe un bel po' di giorni per rispondere, anche perché cosa intendiamo per danno, anzitutto, cioè che non sia solo quello giuridico o quello che viene configurato. E direi che dobbiamo partire da molto prima, cioè dalla disinformazione che c'è, per esempio, sulla gestione dei rifiuti e soprattutto da parte pubblica, il che fa agio da coloro che in questa situazione evidentemente ci sguazzano, cioè traggono profitto sia nella gestione sia nella finanziarizzazione di questa gestione. Perché poi la poca chiarezza, insomma, la poca informazione, la sbagliata informazione. Guardi, gli enti locali in genere, ma lo dico anche dello Stato, perché ho avuto anche, come dire, non dico fortuna, ma sfortuna di fare per 60 giorni subcommissario alla raccolta differenziata. Poi me ne sono andato in quanto sono stato considerato un outsider, ecco, ma anche da coloro che si reputavano essere degli esperti, la disinformazione è massima, nel senso che basta stare in pace. Cioè la ricerca di quello che può essere, come dire, la soddisfazione dell'esigenza di mettere a posto le cose viene dopo delle scelte che sono tecniche, e la scelta tecnica è solo un sì o un no operativo, non è una ricerca di un qualcosa che va oltre. Una scelta tecnica, un sì e no sui territori, quali possono essere quelli del nord o quelli del sud? Secondo lei c'è differenza legata anche alle amministrazioni pubbliche, agli enti preposti, o è soltanto una questione di aziende che si occupano dello smaltimento? Allora, questa, mi scusi, ma è una domanda che di solito è una trappola. No, non da parte sua. Ah, ecco. Voglio dire che viene usata, nel senso che al nord la situazione è anche peggiore. No, io perché... sono contenta che le lo dica. No, è anche peggiore, ve lo dico subito, perché i colletti bianchi, così di colletti bianchi, e anche quelli che gravitano intorno, hanno una gestione che è altro che sbandierare questa efficienza, eccetera, eccetera. Che si scavi un attimo, si troveranno delle situazioni, voglio dire, da un punto di vista anche di reati ben più gravi, ecco. Poi che cerchino anche di colonizzare, ecco, il sud, questa è una cosa che io non tollero, perché al sud ci sono professionalità e come, insomma, e anche persone per benissimo, ecco, per cui sfatiamo subito il luogo comune che vede queste due anime diverse, che la magistratura si concentri anche al nord, per piacere, ecco. Al sud probabilmente c'è un sistema in cui pubblico soprattutto, sgombriamo il campo dai filmetti e dalle sceneggiate, ecco, pubblico in cui si vuole probabilmente continuare ad andare avanti in questo modo, perché le soluzioni ci sono, senza scomodare tanti investimenti o senza diventare folli a chiedere progetti faraonici e avviare truppe militarizzate nel territorio. Ci sono le possibilità per rispondere, ma probabilmente non si vuole. Questa è la mia opinione. Lei si è fatta appunto l'idea che, ecco, che non si vuole. Io gliela faccio questa domanda, poi se lei si sente di dover, non si vuole perché c'è comunque una connivenza con qualcuno, con degli enti che hanno uno stampo, non voglio dire camorristico, ma sicuramente non volto a volere la soluzione nel migliore dei modi e nella maniera più corretta, forse. Ma guardi, non è solo discorso sempre camorra, cioè queste, come dire, risposte dualistiche sono semplificanti. È un misto, ci sono persone che, come dire, hanno delle anime orientate verso dei gruppi, delle persone trasversali che cercano il consenso, delle persone che effettivamente sono con lui, cioè è un insieme. In questo pasticcio evidentemente la situazione è quella che è quella che abbiamo sotto gli occhi, non c'è mica niente cioè non ci vuole un premio Nobel per capire queste cose. Certo. E secondo le eventi come il What's Ecology dovrebbero essercene sicuramente di più.
proprio per andare a migliorare quella cattiva informazione? Bisogna far rete, condividere e socializzare soprattutto le informazioni, integrare le varie professionalità. Parlavo prima anche con dei bravissimi investigatori, eccetera. Mancano anche, come dire, quelle visioni evolute di ingegneria societaria, finanziaria, che chi ha le possibilità si paga. Sono studi legali in tutto il mondo di altissimo livello, anche finanziario, che costruiscono e salvano tutta una serie di operazioni, per cui ci sono queste forme di elusioni sui quali pochissimi riescono ad entrare. Ecco, ma chi ha i soldi, certo, facilmente riesce ad acquisire queste consulenze di altissimo livello. Sempre per What's Ecology siamo con il dottor Carmelo Leo, che è l'amministratore della cooperativa sociale Humanitas. Oggi è un giorno importante, si è discusso, si sta discutendo, si continua a discutere di tutela di ambiente, di ecologia, di salvaguardia per quella che è stata e ci auguriamo resti e torni ad essere la nostra campagna Felix. Speriamo di avere campagna Felix, ma anche perché io non sono campano, sono calabrese. Più o meno noi abbiamo dei problemi minori rispetto a voi, però è un problema che è dell'Italia, perché il problema non è campano, ma è il problema italiano. Noi abbiamo avuto un esempio dei rifiuti nucleari che volevano mettere a Melfi. Guarda caso, Melfi era riconosciuto idoneo, un sito idoneo per i rifiuti nucleari. Fortunatamente non è passato. Oggi Campania può ritornare a Felix nel momento in cui stessi campani, stessa la gente può riprendersi il territorio. I gestori del territorio campano in questo momento non sono i campani, anzi stanno riacquistando il territorio campano, perché i gestori erano le aziende, i grossi gruppi industriali, le grosse multinazionali che devono smaltire questi rifiuti tossici, perché i rifiuti tossici sono i pericolosi. Il rifiuto urbano, diciamo, è palliativo, cioè, si nascondono dietro i rifiuti urbani, ma la realtà sono i rifiuti tossici, la ferrite, scarti industriali, metallurgia pesante e soprattutto il famoso Eternit. Qui l'Eternit è molto presente, provincia di Avellino, Caserta, c'è tonnellate di Eternit abbandonato. Il problema qual è? È ricostruire un habitat naturale per le coltivazioni, per la gente. Purtroppo per molto tempo i politici sono stati assenti nel senso che o facevano finta di non conoscere il problema o lo conoscevano ma non scontavano. La politica collusa, insomma. Non tutta la politica, forse una parte della politica. Certamente il fattore locale è importante. Perché se uno non viene appoggiato dal fattore locale politico non può fare quello che ha fatto. Questo, diciamo, la soluzione principale è riconquistare il territorio, togliere il territorio a questi signori che non amano il loro territorio ma sono animati da qualche tipo di guadagno che va oltre. E oltre a questo, penso. Grazie dottor Leo, prego. Grazie mille.